Bentornati popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono Neo Geo, questo è Echo the Dolphin. Bentornati a questo let's play di è svenuto il delfino per colpa del caldo, perché oggi qua stiamo letteralmente sciogliendo dal caldo. Non so voi, ma qui ovviamente si crepa, come penso tutta l'altra parte di Italia. Scusate la telecamera, pieno di errori tecnici questo episodio. Allora, riprendiamo dove eravamo rimasti la volta scorsa. Allora, la volta scorsa avevo dei problemi con una zanzara gigante e mi è rimasta anche una vita sola, quindi decido di tornare un attimo indietro nel primo livello, magari per farmare un po' di vite, magari comprarmene qualcun'altra e anche esplorare, e quindi usare la reliquia che abbiamo trovato lassù in alto, che voi in questo momento non vedete perché ci sarà la mia faccia in mezzo. Però andiamo a ripescare, a usare questa reliquia per aprire quelle vie che prima abbiamo lasciato da parte, perché non potevamo appunto accederci, ovvero quei punti dove quei blocchi giganti ci bloccavano la via. Mi ricordo qua, possiamo anche tornare, perché tanto faccio un po' di moneta uccidendo questo qui, vero? Quindi torno fra un momento, spero che non vi annoiate a rivedere cose che avete già visto. Però effettivamente sono curioso di vedere, bastardo, di vedere come dove andiamo a sbucare in queste nuove vie. Allora, tanto qui c'è un venditore, ne potrei approfittare per comprarmi un po' di vite che aumentano di prezzo. Siamo già a 100, vedi, sono preso due. Allora, tanto prendo checkpoint e provo a scendere di qua, ma è inutile scendere di qua perché non mi ricordo se era qui il primo blocco. No, non era qui, era più avanti. Tutto io non so perché, ma mi ricordo due blocchi grossi. Però effettivamente, riguardando il video, mi sembrava di averne visto solo uno. Uno è sicuramente qui, che ce l'ha un cuore, che è solo un cuore, ma è sempre meglio che niente. L'altro forse era qui? Aspetta, vediamo. Qui ci sono sempre questi blocchi che non riesco a distruggere ancora. Bravo. E quindi, no, ma comunque volevo di fare commenti su questo gioco. In realtà ancora commenti più di quello che ho già detto è difficile dire, no? Qui c'era la porta già aperta. E aspetta, vediamo se andando giù di qua, eppure ero sicuro che ci fosse un blocco. Eccolo qua, vedi? Mi ricordavo bene. Vediamo. Ah, non è una via d'uscita, è solo due monete in più. Uff, che spreco. Peccato, perché io pensavo, ero molto sicuro che si aprisse una via, quindi allora adesso sono abbastanza sicuro che la via si aprirà quando riuscirò ad avere quella mossa che mi farà rompere quei blocchi messi in orizzontale, sì, messi in basso. Non devo riaffrontare il boss, quindi qui posso tornare. Qual è sta roba? Runestone. Ah, qui ci... non l'avevo visto, scusate, ovviamente ho dimenticato il telefono. Ah, quindi non l'avevo visto, qui nel menu possiamo anche rileggere le incisioni che troviamo scritte in giro. Bella sta cosa. Allora, quindi allora a sto punto posso tornare dallo zanzarone o tornare qua. Effettivamente lo zanzarone mi sta un po' sulle balle, quindi per adesso torniamo alla foresta. Vediamo un po'. Ah, posso scegliere anche da dove entrare. Guarda un po' te. Beh, io volevo entrare da qui comunque. Maledetta. Allora, se non ricordo male, io l'altra volta non sono andato avanti da qui. Ok.
O forse mi sbaglio, scusatemi, ma vorrei ripassare un po' la geografia di questo. Ah, qui ci siamo già passati, quindi. Ecco qui, che poi cioè, riflettiamo anche il fatto che l'estetica di questo videogioco è molto, ricorda molto il NES, soprattutto nei colori. Però effettivamente il gioco tecnicamente più che un NES ricorda una console 16-bit. Non diciamo un Super Nintendo, ma ricorda forse magari più un Mega Drive che un NES alla fin fine come gioco in sé. Allora, qua c'è anche una vita nascosta lassù in alto, però io come... vediamo se magari riesco a prenderla, No, mi salva i blocchi così. Aspetta, proviamo a fare una cosa. No! Perché? Ecco, così dovrei farcela. Grande. Vita gratis, c'è una porta qui? No. Ok. Ok. Perfetto. Qui c'è sicuro. Si vede, sono abbastanza chiare le pareti illusorie in questo gioco. Ok, qui abbiamo altra vita gratis. Questi sono molto facili da evitare, non so perché, la prima volta che li ho visti mi ricordavano quei mostri terribili che ci sono anche in Wonder Boy Monster Land, non so se li avete presente, quelli che fanno così, cioè sono delle macchie sul pavimento che si muovono e poi saltano fuori e sparano. Qui però sono un po' in difficoltà, io non riesco a colpirlo. Posso colpirlo anche così, figata. Ok, maledetta, ecco, bravo, mori. Vediamo, qui c'è un altro piccolo un altro piccolo bivio lassù, non riesco ad andarci. Aspetta, proviamo ad andare giù di qua. Orca! Quanto si scende? Welcome! Allora, qui ti prendo un po' di questo e basta. E attivo anche il checkpoint. Wow, labirintico anche qua, non si capisce bene dove dobbiamo andare. Qui penso che ci si arrivi da qualche parte. Ah no, ma qui ci sono già stato io. Siamo caduti fin qua. Adesso mi ricordo. Ma guarda te. Comunque tutti gli scrigni risponano. Yeah. Ah, quindi lassù. Ok, aspetta, fammi vedere. C'è un altro modo. Dobbiamo andare giù di qua, perché l'altra volta mi sembra che non ci siamo andati di qua. Ammazzano con molto piacere questi. No, qua ci sono già stato, quindi sto tornando dove ero. Quindi forse mi viene da pensare che la progressione, ho fatto ucciderlo, non lo so, poco residuo forse, basta. Quindi mi viene da pensare quasi quasi che l'accesso ai livelli non sia poi così libero come sembra, ma sia abbastanza rigido, perché effettivamente io qua su non riesco ad arrivarci. A meno che... Dai, muori. Dobbiamo tornare indietro un secondo, però qua mi pare che non ci fosse un'altra via di fuga. Qui c'è la... Eh sì. Quindi io sono praticamente obbligato ad andare lì. Di malgrado tenti di esplorare il più possibile, sono costretto ad andare sempre lì dal zanzarone. Bravo, bravo Alberto che sei morto così, bravissimo, un genio.
Quindi noi possiamo anche fare così. Io torno un attimo alla mappa. Siamo già a 10 minuti, quindi vorrei finire già l'episodio. E quindi con rammarico noto che forse non è così libero come pensavo. Che potrebbe essere un limite del gioco. Però comunque il gioco comunque è abbastanza accattivante anche così. Beh, io dico che per adesso sospendiamo questo episodio qui. Che purtroppo mi dispiace, sono già due episodi dove non vado avanti. Mi dispiace, spero di non annoiarvi con questa cosa. Però vi prometto che nel prossimo episodio andremo avanti. Adesso affronterò quello zanzarone e tenteremo di andare più a fondo. Ciao e alla prossima!